Ok, grazie di essere venuti. Io vi introduco brevemente il laboratorio per spiegare i motivi che ci hanno indotto ad organizzare questa iniziativa. Si chiama Parametro e vuole indagare un po' una necessità di oggigiorno per i progettisti, che è quella dell'alfabetizzazione digitale. O meglio, secondo il nostro modo di vedere, nella professione del progettista, sia esso grafico, architetto, designer, ormai non si può prescindere dal codice. Parafrasando una frase del docente Giovanni Lusso, che oggi ci dà il piacere di essere qui presente, senza matematica e aggiungerei senza codice, nel design non si fa più nulla di interessante. Però non è soltanto una cosa che riguarda il mondo dei progettisti, se no ci rivolgeremmo a una stretta elite, una tecno-elite di persone. È anche una necessità per le persone di recuperare dei meccanismi cognitivi che ormai abbiamo appaltato alle macchine. Cioè, siamo tutti bravi, anche i ragazzi, i bambini smanettano sugli iPad, però alcuni meccanismi tipici della cognizione li abbiamo completamente demandati alle tecnologie, e questo è molto pericoloso perché è quello che è successo con l'invenzione della stampa, che tutti in teoria hanno avuto la possibilità di scrivere, e in realtà ci siamo semplicemente limitati a leggere e ad ascoltare gli scritti dell'intelligenza, e anche oggigiorno abbiamo tutti l'illusione di poter incidere nel mondo digitale con i blog, i social, e in realtà sono pochissimi che si chiedono che cosa c'è dietro i codici, le interfacce digitali, web. È molto interessante, secondo noi, recuperare appunto questo aspetto fondamentale dell'era digitale, iniziare a usare il codice anche in piccole dosi. Per fare ciò, noi abbiamo cercato di costruire un dialogo tra i matematici e i designer. Avremmo voluto ci fossero più contributi dei matematici. È difficilissimo mettere insieme questi due mondi perché è complicato far parlare un matematico, un designer, ma quando questa prospettiva quando si percorre questo tipo di strada, possono nascere delle cose interessanti. Il programma, brevemente, per chi non l'avesse già preso in visione, prevede una lezione introduttiva oggi di Giovanni Lusso, che ci spiegherà appunto il ponte fra scienza e design. Domani mattina, invece, ci saranno due contributi di due professori del Politecnico di Bari di matematica, che sono Sandra Lucente, che ci parlerà di frattali e biomimesi, e Paolo D'Apelo, che parlerà invece della scelta oggettiva del colore. Alla fine dei loro interventi ci auguriamo di stabilire un confronto a tre con il docente Giovanni Lussu per tracciare un po' le fila di questi 2 giorni. Fatto questo, invece, lunedì inizia il primo laboratorio, che è un laboratorio sul basic design con i docenti Michele Colonna, Nunzia Coco. Michele Colonna lo conoscete, viene da Altamura, insegna grafica e comunicazione visiva con Nino Perrone, che ci ha dato anche una mano per la costruzione di questo laboratorio. Nunzia Coco viene dallo UAV di Venezia, e Silvia Pallotti viene anche lei da Venezia, e insieme a Michele costruiranno un percorso che non è totalmente digitale, perché si lavorerà molto con le mani, e questo sarà il modulo di Basic Design, Basic Meta Design. Fatto questo, poi dal lunedì 3 a 4 novembre parte la parte del laboratorio che è più indirizzata al prodotto e all'architettura. Verrà da Stoccarda Riccardo Lamagna, che lavora all'ITCE, che è l'Institute for Technology, Structure and Building, e parlerà di ingegneria computata, cioè entreremo più nella parte del parametrico computazionale, e lui ci spiegherà come si lavora nella progettazione ingegneristica con sistemi di calcolo che tengono conto di parametri quali clima, ombreggiamento, analisi di elementi finiti, cose più tecniche. Il 4 novembre c'è un altro intervento importante di Joseph Grima, che
è stato e sarà il direttore artistico di Matera 2019, ma anche e soprattutto direttore della rivista Domus e importanti collaborazioni. Lui ci parlerà due cose interessanti, delle avanguardie digitali nell'architettura contemporanea, ma anche di un orizzonte importante che a Matera è stato intrapreso verso una scuola internazionale di Open Design, che è stata definita nelle sue parole come un nuovo movimento Bauhaus nell'open design. Quindi ci interesserà capire che cosa succede vicino ad Altamura nel dominio dei commons, del design e dell'architettura. In chiusura, l'ultimo laboratorio, il secondo, verrà condotto da Andrea Graziano di Codeit, Amleto Piciano Ceraso da Cava dei Tirreni, che ha fondato lì il Mediterranean Fab Lab, e Graziana Cito, che ha fondato insieme alle sue colleghe AdLab. E di che cosa ci occuperemo? Faremo un percorso anche molto pratico nell'utilizzo dei plugin per la modellazione parametrica, e parleremo anche di prototipazione rapida. Utilizzeremo la prototipazione rapida, cioè il percorso del laboratorio ha l'obiettivo di arrivare alla fine con dei risultati stampabili, e quindi capiremo con loro quali sono le nuove filiere del design digitale e come può essere, alla fine di tutto questo percorso che vi ho raccontato, come può essere fra 5 anni, 2 anni, la professione del designer e dell'architetto per nuove iniziative economiche, per i nuovi attori. Io avrei finito, perché sennò ci perdiamo in chiacchiere, e lascerei lo spazio a Giovanni Lussu. Auk. Dunque, questa immagine che sta qui da alcuni minuti, introduce la parte iniziale del mio intervento, che è quella più specifica rispetto agli obiettivi del laboratorio di cui ci ha parlato adesso Diele. L'immagine riguarda un corso di tipografia parametrica che io ho tenuto al Politecnico di Milano, mi pare nel 2006 e 2007. Posso rivendicare il primato. Questo è stato il primo corso di tipografia parametrica, non soltanto al Politecnico di Milano, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma nell'intero pianeta. Portava avanti alcune, cercava sviluppare le idee di Donald Knuth, uno dei grandi padri dell'informatica, nel suo MetaFont, che era il programma di supporto al ben più diffuso e conosciuto programma Tech, che si occupava specificamente della realizzazione dei caratteri tipografici da usare. Qui vedete questo ragazzo seduto su questa H, e questo è uno dei primissimi lavori, uno dei primi esami, mi pare proprio del primo anno in cui ho tenuto il corso. Il corso l'ho tenuto insieme a Michele Patanè e Luciano Perondi, del quale avrò modo di parlare ancora. Allora, questa H sulla quale apparentemente è seduto il ragazzo, in effetti si presenta così. Cioè, quindi, questa è una H che è stata studiata per restituire una resa, diciamo come fosse in piano, di una H che invece è messa così.
Il punto di questo esperimento è nella realizzazione di un programmino. All'epoca utilizzavamo il linguaggio di programmazione Python. Il Python ha la caratteristica di essere stato ideato da un informatico di nome Van Rossum, il cui fratello è invece uno che già da anni lavorava nel campo del type design, della progettazione di caratteri tipografici. Allora il programma permette di fissare l'altezza e la distanza del punto di vista e di realizzare le deformazioni prospettiche tali da restituire alle lettere la loro forma standard. Il cuore del programma è in queste formulette, che sono molto elementari, questa roba da scuola media inferiore, diciamo, però loro sono qui orgogliosi di presentare queste loro cose, perché loro non ne sapevano proprio niente, non ci capivano niente. Si sono spaccati lì la testa, hanno ripreso in mano i loro testi della scuola media e sono riusciti a mettere sotto controllo quello che era il loro obiettivo. Questo in forma inusuale è comunque il programmino che consente di realizzare questa, e questo è proprio tipografia parametrica, data driven design, come dice il sottotitolo del presente laboratorio. Allora questo è l'inizio, invece vi faccio vedere la fine. Questo è un esame fatto adesso nella sessione d'esame estiva dell'ISIA di Urbino, che come tutti sapete forse è l'unica scuola superiore di grafica, di design della comunicazione statale che ci sia in Italia, la quale, guarda caso, è diretta adesso da quel Luciano Perondi con il quale io facevo i miei corsi al Politecnico di Milano. Luciano Perondi, oltre a essere direttore dell'ISIA, è anche il docente di tipografia parametrica. Questo è un esame che faccio vedere molto rapidamente, che si chiama Giardino perché si pone l'obiettivo di replicare il lettering dei fumetti di Vittorio Giardino. E quindi qui c'è tutte le procedure che vado appunto molto rapidamente. Chi è interessato a questa roba, che si trova tutta su internet. Questi sono studenti, lei come i suoi compagni erano studenti del primo anno, i quali si iscrivono a questa scuola con la testa piena di queste cose della creatività, delle cose, e si trovano subito a dover invece affrontare dei problemi di programmazione. E la cosa stupefacente è che per lo più reagiscono bene. La ragazza che ha fatto questo esame veniva, non so, addirittura tipo dall'istituto alberghiero o qualcosa del genere, però lì messi di fronte a un problema specifico del quale gli si danno tutte le coordinate generali, tutti riescono a combinare qualche cosa e alcuni, come in questo caso, particolarmente brillanti. Fine. Esaurita, diciamo, questa doverosa introduzione, passerei invece alle divagazioni. Il signore che qui vedete sorridente è Charles Percy Snow.
il quale è noto soprattutto per essere l'autore di un famoso saggio pubblicato nel 1962 intitolato Le due culture. Snow era di formazione uno scienziato, era un chimico fisico e dopodiché è stato anche un uomo politico che ha avuto degli incarichi anche governativi, è stato sottosegretario a qualche cosa nel governo britannico ed è stato anche un romanziere. Ci sono almeno due romanzi suoi pubblicati in italiano. C'è un giallo pubblicato recentemente che devo dire non mi è sembrato molto intelligente, brillante, ma insomma niente. Invece c'è un bellissimo romanzo pubblicato anni fa da Einaudi che si svolge tutta una questione che si stipana all'interno di un ambiente accademico, in particolare dell'Università di Cambridge. Molto bellissimo romanzo. Le due culture sono, secondo Snow, la cultura cosiddetta umanistica e quella scientifica. Lui metteva in rilievo la cosa palesemente ovvia della profonda separazione che c'era all'epoca nella cultura europea e non soltanto tra questi due aspetti della conoscenza. E lui diceva come è ovvio che un matematico debba conoscere Shakespeare, è altrettanto ovvio che un poeta debba conoscere l'analisi infinitesimale e così via. Sentivo casualmente proprio pochi giorni fa la radio sul terzo programma, c'era una trasmissione che non ricordo neanche quale fosse, in cui c'è qualcuno che diceva ormai le due culture è un fatto sorpassato, retorico, non c'è più ormai, la cultura è una sola. No, dico io, le culture continuano a essere due, cioè c'è ancora una profonda, terribile, tragica scissione tra le due culture, che in questi anni pochissimo si è questo baratro pochissimo si è riempito, anzi direi che per certi versi è peggio di come era 50 anni fa. Non soltanto perché, diciamo tra virgolette, gli umanisti non sanno niente di matematica, di fisica, eccetera, ma anche perché comincia a essere più forte l'evidenza che molti scienziati, diciamo sempre tra virgolette, hanno una scarsa cultura, non solo letteraria, ma anche direi prima di tutto diciamo sociale, politica. Direi che uno dei punti per esempio è tutta la discussione sugli OGM. Premesso che io non so niente degli OGM, degli organismi geneticamente modificati, ho però seguito con interesse un dibattito che c'è stato poche settimane fa sul quotidiano La Repubblica. Il dibattito è stato aperto da un'intervista alla celebre attivista indiana Vandana Shiva, la quale era stata pochi giorni prima duramente attaccata dal New York Times, il quale New York Times, l'autore dell'articolo, la accusava molto brutalmente di non avere in realtà alcuna competenza scientifica. Quindi c'era questa intervista a lei in cui lei si difendeva, diciamo, da queste accuse. A
all'intervista Fandaricina, che il giorno dopo è seguito un intervento di Elena Cattaneo, che come tutti sapete è la neo senatrice a vita nominata da Giorgio Napolitano insieme agli altri. La Cattaneo è una stimabilissima, apprezzatissima biologa, neurologa, la quale ha fatto ricerche importantissime sulle staminali e su non so che cos'altro, e sicuramente molto meritevole di questo diciamo riconoscimento che gli è stato dato dal Presidente della Repubblica, la quale però io ho letto con attenzione questo articolo e c'era un eccesso di quello che viene chiamato scientismo, vale a dire che lei proprio rafforzava, rimarcava, ribadiva il proprio ruolo di scienziata e con palese disprezzo definiva Vandana Shiva un'attivista politica, come se essere un attivista politico sia qualcosa di indecoroso quasi, a petto di uno scienziato. Ma io dico, per come la penso io, se uno scienziato non è anche un attivista politico, noi tutti andiamo incontro a grossi rischi. Di fatto Vandana Shiva faceva un discorso generale sulla biodiversità, sulle devastazioni fatte al territorio di questo, alle terre di questo pianeta, sullo strapotere delle multinazionali e così via. La Cattaneo rispondeva esclusivamente sul fatto che dice no, gli esperimenti in laboratorio non hanno dato alcuna evidenza di uno specifico rischio legato all'uso, alla pratica degli organismi geneticamente modificati, e non dava alcuna risposta su tutte le questioni di ordine generale. Allora io, come cittadino qualunque, che ripeto non sa nulla degli OGM, mi fido poco. Cioè, questa va bene, allora non c'è, però tutto il resto. All'intervento della Cattaneo, il giorno dopo, è intervenuto Carlo Petrini, il ben noto fondatore della catena dell'idea dello slow food e di tante altre iniziative collegate appunto alla problematica di una migliore gestione della vita su questo pianeta. E lui riponeva con, diciamo, cercando di entrare più nel merito, le questioni, diciamo, di Vandana Shiva dalla sua prospettiva. Il giorno dopo, intervento di Umberto Veronesi, il ben noto oncologo che è stato anche ministro della sanità, il quale ribadiva, cercando un po' di ammorbidire, le tesi della Cattaneo. Il giorno dopo è intervenuto Michele Serra, il quale è un giornalista, diciamo, non ha nessuna particolare, riprendendo ancora, ecco, la conclusione che io tiro da questa, tiro fuori da questa, da questo, da questa catena di interventi, è che invece le due culture sono ancora drammaticamente contrapposte, ed è vitale che vengano, che questa separazione, questa contrapposizione venga superata. È vitale per tutti, è vitale perché bisogna che tutti, che la gente, gli elettori in un paese dove ci sono elezioni e chiunque altro sia in grado di capire che cosa gli scienziati stanno facendo, perché se no sti cosiddetti scienziati se ne prendono fin troppe di libertà e ci sono
sono, tengo a sottolineare, ci sono quelli che lavorano poi per le multinazionali, i quali tendono ineluttabilmente a fare gli interessi delle multinazionali, le quali, come sappiamo, hanno l'obiettivo primario di incrementare i profitti dei propri azionisti e non certo quello di migliorare la vita su questo pianeta. Altro personaggio celebre discusso, Thomas Kuhn, era uno storico della scienza statunitense, il quale ha scritto, pubblicato più o meno negli stessi anni, nel 1962, un famoso libro, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Libro ancora ripubblicato, ancora discusso, ancora appoggiato da alcuni e contrastato da altri, nel quale Thomas Kuhn elaborava questa nozione di paradigma scientifico. Secondo Thomas Kuhn, la conoscenza scientifica e la conoscenza più in generale procede per salti, non è un flusso continuo che si sviluppa nel tempo, ma procede per accumulazione di acquisizioni, conoscenze, eccetera, che formano quello che lui chiamava un paradigma, vale a dire un rispetto a una classe di fenomeni, a un ambito di conoscenze. Un paradigma è un certo modo di impostare queste questioni. Una volta che un paradigma si è consolidato e rafforzato, molto difficile smontarlo. Vale a dire, quando si acquisiscono nuove conoscenze che possono mettere in dubbio proprio le fondamenta del paradigma vigente, la scienza normale, come la chiama Kuhn, molto molto difficile, perché non solo c'è una resistenza individuale da parte dei ricercatori, degli scienziati, degli addetti ai lavori, ma c'è una forte resistenza da parte anche delle istituzioni proposte, per esempio oggi come oggi da quelle universitarie, vale a dire si crea un tipo di consenso attorno al paradigma vigente che risulta molto difficile scalzare, perché tutti i meccanismi operanti nei processi di formazione dei corpi accademici tendono a non a emarginare chi non la pensa, cioè un professore, un ricercatore difficilmente riesce a diventare associato se non condivide le impostazioni dei professori ordinari del suo ambito, e così un associato difficilmente diventa ordinario se si pone in modo troppo laterale, e quindi gli stroncano la carriera, detto in poche parole. Diceva Thomas Kuhn, cita Max Planck, il quale aveva detto: l'unica cosa è aspettare che questi ordinari, diciamo, professori ordinari, custodi del vecchio paradigma, muoiano, perché finché non muoiono non c'è modo di andare avanti. L'esempio più clamoroso, diciamo, più facile che Thomas Kuhn portava è quello del sistema copernicano rispetto a quello tolemaico. Cioè, per secoli si sono accumulate osservazioni, prove che il sistema tolemaico, cioè qualcosa che non funzionava, però il paradigma era talmente consolidato che è stata dura, che gente è andata al rogo, Galilei stesso ha risposto.
ferro pure lui, e ce n'è voluta, diciamo, per scollarsi dal paradigma tolemaico. Che ci sarà dopo non me lo ricordo. Ah, ecco, questo è un esempio di ottusità, diciamo, accademica. Questo è un esempio di scrittura maya. La scrittura vera e propria sono i segnetti, i cosiddetti glifi, che stanno in alto al centro. Però vedete, la bellezza di questa scrittura è l'assoluta uniformità di tratto, cioè tra disegno e scrittura in modo in senso più diretto non c'è nessuna distinzione formale. Ora, per quanto la civiltà maya sia stata massicciamente studiata a partire da metà dell'Ottocento, quando ci furono alcune famose spedizioni in America centrale, una delle quali c'era questo grande disegnatore in incisione, Carter, il quale ha lasciato delle meravigliose illustrazioni di quello che andavano scoprendo nella foresta tropicale. Fino alla seconda metà del Novecento non è stata la scrittura maya non è stata riconosciuta in quanto tale. Si pensava che quei segni lì fossero delle cose di tipo religioso, di tipo al più astronomico, calendariale, e non fosse in nessun modo una scrittura nel senso che le viene comunemente dato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il più grande, autorevole, riconosciuto studioso della civiltà maya era Eric Thompson, che vedete qui ritratto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il linguista sovietico Yuri Knorozov, che vedete qui ritratto, faceva parte dell'esercito dell'Armata Rossa, e si trovò a entrare proprio negli ultimi giorni di guerra del 45 a Berlino, e inciampò, diciamo, attraversando le rovine di quella che era la grande biblioteca centrale tedesca, inciampò in alcune riproduzioni di manoscritti maya. Allora, incuriosito, si tenne questa roba e nel lungo periodo del rimpatrio se la guardava e riguardava, e finalmente venne a conoscenza di questo documento che è lasciato dal vescovo De Landa, il quale alla metà del 1500, così per pura curiosità estemporanea, intervistando uno dei pochi che ancora erano in grado di leggere i glifi maya, pose una corrispondenza tra segni e suoni. Questo è un esempio. Balam vuol dire giaguaro. Allora, questi sono cinque modi di scrivere Balam. C'è quello pittografico, raffigurativo, che è quello in alto a sinistra. Quello di un giaguaro è una testa di giaguaro e buonanotte al secchio. Poi, nella seconda riga, c'è invece la testa di giaguaro insieme ad altri segni, e gli altri segni hanno un valore fonetico. Qui vedete il ba, poi c'è ma, poi c'è ba e ma. E poi finalmente, in basso, è la forma, il glifo puramente fonetico, Balam. Quindi la scrittura maya in realtà è una scrittura fonetica, nella quale i glifi raffigurativi sono un'esigua minoranza. Qui vedete un piccolo elenco di sillabe riprodotte in glifi.
messi insieme, ogni glifo in sostanza è una parola polisillabica. Allora Clorosoff è stato il primo a avviare questa decifrazione, tanto che adesso quella maia può essere considerata una delle grandi tradizioni calligrafiche del nostro pianeta, insieme a quella araba e a quella cinese. Ecco, guardate questo qui, questa è la stessa parola, lo stesso glifo, però interpretato in modo diverso da due grandi scrivani, due scribi con sensibilità diverse, su materiale diverso. Questo è solo dipinto, questo è anche graffito. Qui vedete questa bellissima serie di glifi in legno. Un sovrano maya che istruisce il figlio sull'arte della scrittura. I glifi sono quelli che si vedono in mezzo, in quelle catene che scorrono. Questo su Arenaria. Questo è un bellissimo, fa parte di una delle iscrizioni più straordinarie, più barocche. Questo è un glifo sillabico, cioè non raffigurativo, quella testa di demone che si vede lì ha un valore puramente fonetico. Dopodiché quelle pagnottine che stanno di qua e di là sono le diverse sillabe. E questo è semplicemente straordinario. Il nome, questo è su un vaso ed è il nome del proprietario. Quindi non è, non so, uno che sta gridando con la mano vicino alla bocca. No, la mano è una sillaba, il profilo è un'altra sillaba. Quindi è il nome del proprietario, adesso non mi ricordo, tipo Tekelipo o qualcosa del genere, che però istantaneamente, allo stesso tempo, è anche una potente raffigurazione. Allora, quando Yuri Knorosov, il sovietico che abbiamo visto qui, ha pubblicato il suo articolo alla metà degli anni 50, alla fine degli anni 50, eravamo in piena guerra di fretta, c'era stata già la guerra di Corea, era proprio i momenti più drammatici. E nella rivista sovietica dove il saggio di Knorosov era stato pubblicato, c'era un'introduzione che diceva: dove la scienza borghese non è stata in grado di capirci niente, finalmente la scienza sovietica può dare delle risposte. Non vi dico Thompson, inviperito come una bestia, dice: ma vengono dalla lontana Siberia a spiegarci come funziona la scrittura maya, mandassero un po' a quel paese. La scrittura maya non è una scrittura, si tratta di segni che hanno un puro valore astronomico, religioso, eccetera eccetera. Molteplici allievi e comunque studiosi dei maya invece, leggendo l'articolo di Knorosov, si erano attizzati, come si dice in gergo. La cosa è questa, cioè dovettero aspettare il 1920 anni, 1975, la morte di Thompson, per avviare un processo di decifrazione che rapidamente, nel giro di pochi anni, ha portato a una enorme quantità di informazioni. Perché la scrittura maya è una scrittura complessa che racconta non solo genealogie, ma storie di popoli, di città, di accordi, di guerre. E adesso ancora questo lavoro va avanti e loro sanno un sacco della cultura maya, grazie. E quindi, ripeto, si dovette aspettare la morte di Thompson. Qui siamo in Cina.
diciamo, estendendo la definizione di Thomas Kuhn di paradigma, mi sono imbattuto in questa roba qua. Ancora pochi giorni fa il vicepresidente del Consiglio Alfano ha ribadito: no, la famiglia è papà, la mamma e il figlio. Questa è l'unica cosa naturale, 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 naturale. Allora ci sono, c'è un relitto, diciamo, di cultura minoritaria in Cina, quella dei Mo Suo, che io ho scoperto per caso perché l'anno scorso, 2 anni fa, ho letto un libretto pubblicato, mi pare, dalla casa editrice Nottetempo, in cui si parlava di questi Mo Suo. In realtà il libretto non era molto interessante, fatto da un giornalista in modo molto superficiale. Comunque ho un po' approfondito la questione, e la questione è che i Mo Suo, che vivono tra lo Yunnan e il Sichuan, ai confini col Tibet, nella Cina, diciamo, centro-occidentale, e sono una minoranza, tra l'altro, interessante perché sono strettamente collegati con la minoranza Naxi, i quali hanno la particolarità di aver elaborato durante alcuni secoli diverse forme di scrittura alternativa a quella standard cinese. Bene, Suo è una città, se non è una civiltà, una cultura, se non proprio matriarcale, senz'altro matrilineare. Non esiste il matrimonio, sono esclusivamente forme strutturalmente estemporanee di rapporto tra una donna e un uomo, e è la donna che decide. La donna a un certo punto chiama, gli piace uno, gli fa i segni convenzionali, eccetera. Quello si butta a casa sua, però prima dell'alba deve andarsene. Questa cosa può andare avanti finché lei non si stufa e ne prende un altro, oppure si stufa in generale degli uomini, eccetera. I figli che eventualmente nascono da questi matrimoni estemporanei non hanno nessun rapporto col padre biologico, sono allevati nella famiglia della madre, e le figure maschili che loro vedono nella loro crescita sono solo i fratelli, le figure maschili della famiglia della madre, cioè quindi i fratelli, i nonni, eccetera, eccetera. E questa cultura adesso è stata gravemente, diciamo, attaccata dal turismo, perché quando, proprio in anni recenti, quando si è sparsa in Cina la informazione su questa cosa, sono arrivati lì decine, centinaia di migliaia di turisti, per cui piano piano si sta smontando. Però quella è una cultura nella quale non è assolutamente naturale la famiglia, padre, madre, più bambini, è una cosa abnorme. Secondo la nota archeologa lituana Maria Gimbutas, in Europa fino al 3° millennio a.C. tutta la cultura europea era di tipo matrilineare o addirittura matriarcale. Lei ha scritto, ha fatto delle ricerche, ha scritto delle cose molto belle, tutte incentrate su questa cosa della dea madre. E quindi presumibilmente finché non sono arrivati quei tipi violenti con le armi in metallo, prima di bronzo, poi di ferro, a sfasciare tutto, diciamo, la gente viveva presumibilmente più tranquillamente in queste società. Per
quello che riguarda la naturalità della cosa, basta pensare agli insetti sociali, le api, le formiche, le termiti, che nel corso del loro sviluppo evolutivo, già da milioni di anni, hanno in un certo senso forzato in modo molto, si potrebbe dire secondo Alfano, in modo assolutamente aberrante, diciamo, il naturale sviluppo della vita normale. Perché, come sapete, loro, che ne so, l'ape regina emette dei feromoni, vale a dire delle molecole che inibiscono nelle femmine la crescita, la messa a sviluppo degli organi riproduttivi. Cioè, quindi c'è proprio una fortissima, non c'è più, una volta erano gli imenotteri, erano tutti, c'erano i maschi, le femmine, e più o meno era tutto normale. A un certo punto queste cose hanno cominciato a essere fortemente invece alterate, ma è tutto naturale, perché certo non è che le formiche non sono naturali. Si potrebbe argomentare che la specie umana oggi, nel 2014, si trova in una situazione in cui per la propria perpetuazione, per il proprio sviluppo, per la propria sopravvivenza, la specie umana non c'è più bisogno di rapporti tra uomini e donne. Ormai questo è stato raggiunto, cioè non è necessario, si può fare altrimenti. Non c'è neanche bisogno che ci siano due generi, perché la genetica è arrivata a poter ipotizzare che bastano gli uomini o le donne per assicurare tutto quello sparigliamento genetico che è essenziale a un'evoluzione. Quindi i decenni a venire. Questo è un altro caso di più legato proprio alla tipografia. Questo signore è Sir Cyril Barth, il quale era un noto, autorevole psicologo inglese, credo, un britannico, il quale è stato fatto Sir perché ha fatto degli studi molto, che hanno avuto molta notorietà, molta influenza su tutte le questioni legate all'intelligenza, e in particolare ha studiato per sviluppare tutta una serie di sue teorie, ha studiato un famoso caso di gemelli. Nel 1959 ha pubblicato un libro che è stato per molto tempo, per molti decenni, diciamo, una intoccabile nell'ambito della tipografia di lingua inglese, uno studio sulla leggibilità dei caratteri tipografici, in cui diceva non c'è niente da fare, i caratteri con le grazie sono gli unici leggibili, quelli senza grazie non sono leggibili. Quelli con le grazie, in particolare il più leggibile di tutti, è il Times di Stanley Morrison, prodotto dalla Monotype. Anni dopo la morte di Barth, alcuni ricercatori hanno voluto indagare più a fondo quel caso dei gemelli, che era alla base di tanti sviluppi, di tanti studi. Si sono dati da fare, hanno cercato gli archivi, gli schedari di Barth conservati negli istituti universitari, hanno parlato con i suoi collaboratori,
insomma, è venuto fuori che sti gemelli non erano mai esistiti, cioè che Bart aveva, si era inventato tutto. Se Bart si era inventato tutto i gemelli, potete immaginarvi quante se ne era inventate sui caratteri tipografici. Tra l'altro è venuto fuori che lui era un consulente della Monotype, quindi lui prendeva i soldi della Monotype per annunciare che i caratteri della Monotype erano i più leggibili in assoluto. Altro famoso caso, questo è Kekulé. Kekulé Friedrich August, Kekulé von Stratonitz, che sta conosciuto nelle storie della chimica per essere il primo ad aver concepito la struttura esagonale della molecola di benzene, che è stata una svolta obiettivamente negli studi della chimica, cioè il fatto di aver finalmente, diciamo, di essere finalmente arrivato a questa cosa della struttura circolare, che è stata un momento chiave nello sviluppo di questa scienza. Anni dopo la pubblicazione, questo è stato pubblicato intorno alla metà degli anni 60 del 1800, molti anni dopo, Kekulé ha raccontato questa storia che è diventata molto conosciuta e che ancora viene citata anche nell'ambito proprio del design, anzi direi forse oggi soltanto nell'ambito del design. E lui ha raccontato che mentre si arrovollava per capire come era fatta questa molecola del benzene, si era addormentato una sera davanti al focolare e aveva sognato l'Uroboros, il serpente che si morde la coda, antichissima figura che rappresenta l'eterno ritorno, la ciclicità della vita, del mondo e dell'universo. Quindi, una volta risvegliato con questa immagine dell'Uroboros nella mente, ha immediatamente concepito la circolarità della molecola. I soliti rompiscatole, diciamo, ricercatori, pochi anni fa si sono messi un po' alla ricerca di questa roba qui, e passando lunghi periodi nelle biblioteche, negli archivi eccetera, alla fine hanno trovato uno scritto, il primo scritto di Kekulé, che preannunciava la forma della molecola del benzene, in cui veniva citato un chimico francese, questo qui, che si chiama Auguste, mi sembra, Laurent. Auguste Laurent. In realtà, allora, questi ricercatori sono andati sulle piste di Auguste Laurent, e quale non fu il loro sbalordimento nello scoprire che Laurent anni prima aveva già pubblicato la molecola, lo schema esagonale della molecola del benzene. Che era successo? Che Kekulé, lui ha pubblicato l'articolo nel 1968-69, nel 70-71 c'è la guerra franco-prussiana, quella in cui Napoleone III viene sbaragliato da Bismarck, e tra l'altro alla fine di questa guerra c'è la Comune di Parigi, eccetera. Kekulé era un fanatico nazionalista prussiano, e gli rodeva troppo dover riconoscere a un francese il fatto di non essere, di riconoscere il francese di essere stato il primo a trovare questo.
questa cosa, e quindi l'aveva cancellato. Ancora oggi questa cosa dell'Uroboros è una cosa, molti ancora lo citano, questa cosa come questa conoscenza che viene dal profondo, e quindi qui ci sono tutte le cose junghiane, e cioè, no, è tutta aria fritta, non era vero niente. Però rispetto a queste cose dell'immaginazione, della scienza, c'è un famoso studio pubblicato da Jacques Adamar, che era un matematico francese, il quale durante la Seconda Guerra Mondiale si era trovato negli Stati Uniti, e il quale aveva intervistato una serie di matematici, soprattutto i fisici, sul tema della psicologia dell'invenzione. In particolare vorrei leggervi la risposta che aveva detto, che aveva fatto, che aveva dato Albert Einstein. Le parole o la lingua, sia scritta che parlata, non sembra avere alcun ruolo nel mio meccanismo di pensiero. Le entità psichiche che sembrano fungere da elementi nel pensiero sono certi segni, più o meno, immagini più o meno chiare, che possono volontariamente essere riprodotte e combinate. C'è naturalmente una certa connessione tra questi elementi e le nozioni logicamente significative, fondamentali. È anche chiaro che il desiderio di arrivare alla fine a concetti logicamente connessi è la base emotiva e che questo gioca un ruolo piuttosto vago rispetto agli elementi menzionati. Ma da un punto di vista psicologico, sembra essere la caratteristica essenziale del pensiero creativo, produttivo. Prima che qualunque connessione con la costruzione logica in parole o con altri tipi di segni possa essere comunicata ad altri. E qui vediamo una serie una piccola serie di immagini prodotte, disegnate, acquarellate in questo caso da scienziati. Qui ci sono i famosi acquerelli di Galileo che riproducono le prime osservazioni della Luna col telescopio nel 1609. Qui in basso a destra vedete c'è un cerchietto con tre crocette, quella è la primissima osservazione che Galileo ha fatto dei satelliti di Giove. Acchiappato, c'aveva sul tavolo una lettera, ha preso proprio il primo foglio di carta che c'era sotto mano e immediatamente ha tracciato quello in forma ormai già notazionale, non raffigurativa, quello che aveva visto nel telescopio. Newton, il famoso esperimento del prisma per la rifrazione dei colori, ancora Newton, stesso esperimento. Questo è sempre Newton, il suo progetto per un telescopio più
più a riflessione, più avanzato di quelli che erano allora disponibili. Questo è sempre lo schema del prisma dei colori. E questo è, siccome Newton, come forse sapete, la gran parte, la maggior parte della sua energia, delle suoi scritti, riguardano la sua ricerca delle verità ultime contenute nella Bibbia. Ci sono, non so, 2/3 della sua produzione riguardano questa roba qui, mentre solo 1/3 riguarda la fisica e la matematica. Questo è la sua ricostruzione del Tempio di Salomone, come appare descritto nella Bibbia. Newton era un unitariano, vale a dire negava la Trinità, quindi era in questo in segreto perché la rischiava grossa, ma lui era un eretico rispetto alla Chiesa anglicana. Qui siamo alla metà dell'Ottocento e l'osservazione di una delle prime osservazioni di una galassia a spirale. Questa purtroppo mi è venuta male a bassa risoluzione, questa 1890 osservazione di Giove. Questo è il primo schema che riguarda la classificazione delle stelle, che mette in relazione la magnitudine con il colore, per cui si va a quelle che oggi si chiamano le nane gialle, le giganti rosse. Darwin, questo è uno schema molto più complesso di quanto poi lui non abbia teorizzato, scritto in modo sistematico. Un'idea molto più complessa dello sviluppo evolutivo, in cui non ci sono soltanto delle rette, diciamo, ma c'è tutta un ampio, tutto uno spettro, diciamo, di possibili evoluzioni delle specie animali. Secondo uno storico della scienza, in questo lui era stato, questo tipo di schema gli era stato suggerito da certi coralli che aveva raccolto durante il famoso viaggio sulla nave Beagle. Lezione di un fisico americano, John Wheeler, il quale era famoso per questa sua capacità così grafica, per cui veniva gente a vedere le sue lezioni, fosse anche solo per il piacere di vederlo costruire queste meravigliose costruzioni. Sigmund Freud, questo è una osservazione neurologica dei gangli di una lumaca di mare. Queste cominciano a essere analisi di casi psicologici, cioè rappresentazioni grafiche di casi psicologici. Questo è il famoso caso del piccolo Hans, uno di quelli seminali, fondativi dell'intera teoria freudiana. E questo è la rappresentazione della psiche, questo è fatto già ormai lui molto anziano, nel 1931 mi sembra. Vediamo un ingrandimento, questa è la psiche. In verticale, cioè sotto, è less, cioè vale a dire il più inconscio, più profondo. Poi c'è l'ich, cioè l'io. Poi c'è l'überich, sulla sinistra il superio, e così via. Questo è come Freud vedeva la mente, la psiche umana. Schizzi di Niels Bohr sulla
sulle orbite quantistiche degli elettroni. Questi sono una pagina del lavoro preparatorio di Mendeleev per la tavola periodica degli elementi, in cui vedete comincia questo lavoro di mettere in colonna, tabulare, e dai e dai è arrivato fino a quella che noi oggi conosciamo. Questo è il primo schizzo di Crick per la doppia elica del DNA. Matematico Penrose, Roger Penrose, il quale è uno dei pochi casi, lui, tutti i suoi libri, che sono dei libroni grandi così, anche divulgativi, ce ne sono due libroni così pubblicati in italiano, e lui ci tiene, tutte le illustrazioni sono fatte da sé e non sono fatte al computer, perché lui gli piace, prende proprio prende la penna, prende i curvilinei e fa tutto a mano su carta. Questo è lo stesso Penrose, invece ha le prese con un sistema notazionale. E questo è il famoso diagramma di Feynman per lo studio dell'elettrodinamica quantistica. E questo è lo stesso Feynman, il quale amava, era un pittore della domenica. Lui gli piaceva dipingere, già tutta una serie di ritratti, queste nature morte, lui si firmava Ofei. E questo è un caso recente. Voi tutti avrete saputo che all'inizio dell'estate sono state assegnate le medaglie Fields. Ora, per la matematica non c'è il Nobel, perché pare che per questioni private il Nobel stesso del premio avesse escluso la matematica dai premi. E quindi il più grande riconoscimento che c'è per la matematica è la medaglia Fields, la quale viene data ogni anno alle eccellenze della ricerca matematica. Quest'anno per la prima volta è stata data non solo a un'iraniana, ma a una donna. Questa è Mariam Mirzakhani, prima medaglia Fields dall'epoca della sua istituzione, ormai alcuni decenni fa. E qui vedete come lei ama lavorare. Lei prende questi grandi fogli di carta, li butta sul pavimento e comincia a tracciare queste cose che si interzano, vanno avanti, su e giù, su queste grandi superfici. Lei è una studiosa in particolare di geometria iperbolica. Ha una figlia di 3 anni, la quale, quando lei comincia a srotolare questi fogli per terra, sta lì che corre tutta contenta e dice: mamma dipinge, mamma dipinge. Ecco, questo è uno dei disegni della Mirzakhani. Ritorniamo alla data driven design. Questo è considerato una delle cose più belle, più interessanti del design dell'informazione degli ultimi 20 anni. È il sistema World Mapper per la rappresentazione dei dati statistici. E si parte, l'immagine sopra è una rappresentazione di Peters del planisfero. La rappresentazione di Peters è quella che altera le distanze ma mantiene le superfici proporzionali. E sotto c'è questo sistema di gonfiare e sgonfiare i paesi come palloncini per rappresentare i dati statistici. È una cosa, anche in Italia sono stati pubblicati tante volte su diversi periodici. Queste tavole qui sono state esposte in grandi mostre.
sono spesso, appunto, ripeto, considerate come una delle grandi delle grandi acquisizioni del design dell'informazione. Il punto è che il design non c'entra assolutamente niente, perché tutta questa roba qui è stata fatta da un'equipe di statistici e matematici, i quali probabilmente proprio del design non sapevano neanche che fosse. Queste sono due pagine delle otto nelle quali sul PNAS, il bollettino dell'Accademia Americana delle Scienze, in cui viene spiegata la procedura, gli algoritmi mediante i quali si arriva a questo sistema di pallone, che a detta dei matematici che se ne sono occupati è stata una cosa molto complessa. È ovvio che non ha nulla a che fare col design, perché non c'è designer al mondo che ci capisce niente. Non solo non ci capisce niente, ma sarebbe a un designer come vengono usualmente concepiti, e soprattutto in Italia e soprattutto nell'Europa continentale. Non gli sarebbe proprio mai venuto in mente, perché non ha nessuna possibilità, non può neanche interagire. Non è che può dire: guarda, io vorrei fare una cosa così, poi va dal matematico, perché proprio non gli viene in mente. Ora per farla breve, insomma, la mia idea è che il design è, per lo meno, più o meno quello che noi chiamiamo design, è sempre roba di questo tipo. Cioè che i design in realtà servono a poco. Qui avrei una dimostrazione di questo fatto, che però ormai siamo molto in là, molto rapidamente. Io ho insegnato per alcuni anni in un master in editoria che c'era all'Università di Bologna, master ideato e diretto da Umberto Eco. Un master biennale molto tosto, in cui c'erano, non mi ricordo, 600 ore di cioè molto serrato, in cui io ero l'unico che insegnava grafica e tipografia. Per il resto questi studiavano teoria della traduzione, filologia classica, gestione del magazzino e così via. Un po' tutte. Obiettivo del master era quello di formare delle figure che potessero più o meno conoscere tutte le sfaccettature dell'attività editoriale. Io avevo un corso di 30 ore nel quale io sostanzialmente gli davo delle cose, che facevo delle fotocopie di un paio di cose che avevo scritto, e dopodiché si chiacchierava. Quindi io non gli insegnavo nulla, poi facevo venire delle persone a parlare di cose, facevo venire, insomma, una collega che gli parlava della carta, e poi un altro, uno specialista di scrittura azteca, e poi insomma tutte cose così. Quindi sostanzialmente in questo corso di 30 ore loro, salvo queste cose che io gli davo da leggere, non avevano niente da imparare, ma io gli ponevo poi per l'esame il vincolo, l'obiettivo di stampare tre copie di un libro di almeno 64 pagine, tutto interamente fatto da loro, o testo preso dove gli pareva loro, o testo scritto da loro, che quindi dovessero fare tutto, eventuale traduzione, editing, redazione di tutti gli aspetti, impaginazione, e inoltre allestirlo, cioè cucirlo a filo refe. Era vincolante che fossero cuciti a filo refe. E qui ci sono alcuni dei
questi non studiavano grafica, era grafica in quell'ambito lì, era una cosa puramente, diciamo, nella prospettiva del master, era per essere in grado di interloquire con un professionista grafico interno o esterno alla casa editrice. Quindi, diciamo, dilettanti assoluti che avevano soltanto due caratteristiche: una, che gli piacevano i libri, se no non sarebbero stati lì, e due, che erano tosti, avevano cioè una forte strutturazione culturale, altrimenti di nuovo non sarebbero stati lì, perché siccome il master era molto prestigioso e le domande di partecipazione erano parecchie, gli esami erano di ammissione erano particolarmente duri, malignamente, proprio personalmente studiati alcune prove da Umberto Eco. Eppure, insomma, alcune di queste cose qui sono superiori a quelle che un laureato nella facoltà del design del Politecnico di Milano, dove ho insegnato per tanti anni, sia in grado di fare dopo 3+2 anni di frequenza. Questo è il Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein, il quale di solito è rappresentato sequenzialmente, invece qui è rappresentato nel modo che vedete. Quindi sulla pagina di destra ci sono le proposizioni del Tractatus una dopo l'altra, però le rientranze danno ragione della disposizione, della localizzazione della specifica proposizione rispetto alla struttura complessiva che vedete riportata sulla pagina di sinistra. Il Tractatus si compone di 7 proposizioni. La prima è questa qui: il mondo è tutto ciò che accade. L'ultima è: su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. Ognuna di queste proposizioni è poi articolata in un numero, a volte anche molto alto, di sotto proposizioni, fino a 7 livelli. Allora, questa è l'unica edizione esistente, per quanto in 3 copie, del Tractatus che dia una sintetica, immediata ragione della struttura della successione delle proposizioni. Vabbè, questa è una cosa anche molto bella, questa è la reimpaginazione di un libro del grande linguista russo Roman Jakobson, molto molto acuta, veramente, in cui si dà ragione della sequenza, dell'argomentativa in modo visivamente, immediatamente evidente. Questa è gli elementi di Euclide, e ci sono, vedete, sotto, quei numeri che stanno sotto la pagina di sinistra, sono tutti i teoremi del primo libro degli elementi, che si possono, per i quali serve il teorema numero 4, che è quello che si conclude qui nella pagina. Mentre a margine ci sono i postulati o teoremi che bisogna richiamare, in questo caso sulla pagina di destra, per dimostrare il teorema 5. Questo è un ricapitolo, una tavola sinottica che per ogni teorema indica quali sono le cose, i teoremi e postulati necessari per poterla dimostrare. Questa è un'opera teatrale di Svevo. Questa è una curiosa
curioso racconto francese in cui è una storia, un'intervista, librerie del centro di Bologna, disposte, ci sono questi diagrammi che mostrano la dislocazione delle librerie rispetto alla Piazza Maggiore. Ricette di Artusi, tavola sinottica che consente di ricavare le ricette dagli ingredienti. Manuale di scacchi cinesi. Ora il punto per arrivare alla subita conclusione è che questi erano tutti studiosi, specialisti di quello di cui trattavano, un generico grafico. Lo metti a impaginare il Tractatus di Wittgenstein. Siccome non ci capisce niente, è chiaro che non può che fare una cosa banale e superficiale. Questa è una piccola opera sul sistema metrico della poesia italiana. Sì, i piedi. Questo è un'opera di Platone. Dialogo di Platone. Un racconto di viaggio. Questo è quel famoso viaggio nella geometria euclidea, in cui ci sono questi personaggi bidimensionali. Questa è la Costituzione italiana, impaginata secondo la lettura che ne dava l'autore dell'esame qui, vale a dire evidenziando quelli che secondo lui sono gli articoli della Costituzione che non trovano adeguata corrispondenza nella società come noi la viviamo. Questo è un dizionario dell'Ulipo, delle nozioni dell'Ulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, l'opificio di letteratura potenziale di Raymond Queneau. Questo è il rosso e nero di Stendhal. Scusate, la certosa di Parma. La certosa di Parma. Qui la cosa interessante è che c'è questa linea in basso che rappresenta il percorso tra l'Italia e la Francia, la cucitura delle pagine, cioè la metà tra le due pagine è la frontiera tra Francia e Italia. E quindi l'azione si sposta. Questo è Agota Christoph, la trilogia di Agota Christoph, illustrata dalla studentessa. Molto bello, molto partecipato, proprio appassionato. Questo è niente di meno che l'indice, la prima edizione dell'indice dei libri proibiti. Questo invece è un testo scritto dall'allievo, il quale vedete che la numerazione delle pagine va a ritroso, da 33 si passa a 32, perché questo è una cronaca di come lui ha affrontato questa esercitazione. E questo è invece una rappresentazione di Shakespeare, della cosa, come cavolo si chiama? Mi sfugge il nome, Lisandro, adesso mi verrà in mente, in cui a destra e
sinistra c'è il testo, nella pagina di sinistra c'è invece la disposizione degli attori e delle attrezzature sceniche in una rappresentazione di una determinata compagnia teatrale. Insomma, questo spero che sia abbastanza chiaro quello che voglio dire, voglio dire che queste cose qui le fanno meglio quelli che sono coinvolti, non le fanno meglio quelli che sono specializzati a fare di tutto. Allora qui il tempo corre. Rapidamente, vediamo di fare saltando un po' di roba. Insomma, per ritornare ai paradigmi di Thomas Kuhn, io penso, mi sono attraverso gli anni sempre più convinto, che l'intera cultura cosiddetta occidentale è fortemente sottoposta a un paradigma ormai molto molto obsoleto, il quale però la forza, la costringe in forme molto chiuse, e questo è il paradigma alfabetico che è espresso da Aristotele in questa sua frase, vale a dire che i suoni della lingua parlata sono rappresentazioni di quello che succede nella mente e i segni della scrittura sono rappresentazione dei suoni della voce. Quindi, e questo Aristotele 2300 anni fa, e questa è una formulazione moderna. Saussure, lingua e scrittura sono due distinti sistemi di segni. L'unica ragione della scrittura è la rappresentazione della lingua parlata. E lo stesso Bloomfield, per dire un'altra grande scuola di linguistica del Novecento. E quindi lo schema è questo: la langue, secondo la terminologia di Saussure, è la lingua parlata, è la langue, scusate, è quello che succede appunto nella mente, la parola è la lingua parlata e la scrittura, cioè c'è una gerarchia, prima si pensa, poi si parla, poi si scrive. Ora questa cosa non funziona, il caso più clamoroso è proprio quello più diffuso, perché la varietà di scrittura alfabetica è quella relativa alla lingua inglese. Ora, l'inglese parlato ha standard a 14 vocali, nelle varietà dialettali arriva fino a 16. È chiaro che 5 segni sono pochi, bisogna arrangiarsi facendo ogni serie, ogni tipo di trucchi, di pasticci. E vedete qui per esempio tutti i modi che ci sono di rappresentare la vocale I, T, si, chi, mi, si, ci, si, sono tutti scritti in modo diverso. Oppure tutti i diversi modi in cui viene pronunciata il segno U. Put, but, very, work, duty, business. Questo è uno dei casi più, dei tanti casi. Qui questa sequenza OGH si pronuncia su cof, taf, bau, do. Questo era un test dato come pronuncereste allora questa ultima parola che comincia con la J, che è una non parola, non esiste nell'inglese. Allora c'è chi dice Joff, c'è chi dice Jau, chi dice Joe, eccetera. Anche in italiano ci sono cose di questo tipo, per quanto l'italiano sia una delle lingue più regolari nel rapporto tra scrittura, per
capisce se non con criteri storico-etimologici, perché scuola non si possa scrivere con la Q, perché queste due parole si pronunciano esattamente nello stesso modo. E tutte le scritture alfabetiche hanno dei pastrocchi di questo tipo. Questo è il Devanagari, che rappresenta la lingua hindi in India. E qui vedete la formazione delle sillabe, segue criteri di nuovo storico-etimologici, per cui per fare P più A la A si mette dopo, per fare P più I la I si mette prima. Questo è il coreano, andiamo a poi, questo è il cinese. Questo vale la pena di vederlo. Questo è un trattato di retorica del VI secolo cinese, pubblicato in italiano, un bel libro, molto. I caratteri magri sono quelli fatti di pochi segni. I caratteri grassi sono quelli invece che hanno molti segni. E qui dice, se dovete scrivere sia un testo amministrativo che una poesia, non potete fare una fila tutta di segni grassi, perché viene una roba pesante. Non potete neanche fare una cosa tutta di segni magri, perché viene troppo esile. Dovete stare attenti a mettere un po' di segni magri, un po' di segni grassi, in modo da dare una certa. Allora è chiaro che nella scrittura alfabetica non c'è niente di simile, non è che Aristotele ha detto guardate non mettete troppe gamma in una stessa riga perché troppe discendenti danno fastidio, non esiste proprio questo, perché in un'altra civiltà della scrittura come quella cinese c'è una profonda integrazione tra suono, vista e voce. Integrazione che invece nella scrittura alfabetica si è totalmente perduta. Questo è come chi scrive in cinese impugnava il pennello, vale a dire la mano è sollevata, quindi il pennello è libero di andare dove gli pare e può fare questa roba qui. Invece vedete che è sollevata la mano. Invece questo, da un manuale di calligrafia del 1500, è il sistema dell'alfabeto latino. Cioè la mano è pesantemente appoggiata, addirittura con due dita che fanno da puntello. L'avambraccio è poggiato e quindi non ci può essere altro che una scrittura rigida, triste, come quella che vedete lì in mezzo. O addirittura in questo agghiacciante dettaglio della Bibbia di Gutenberg. Per farla breve, dopo lo schema che avete visto gerarchico, finalmente dopo 2300 anni c'è stato Jack Goody, grande antropologo inglese, il quale adesso, insomma nel 1987, per la prima volta non c'è quasi traccia in tutta la storia della cultura europea, soltanto Giambattista Vico ha provato un pochino. Vico credeva e sosteneva che la scrittura fosse nata insieme al linguaggio parlato, unico, così, l'ha buttata lì, diciamo, ovviamente senza poter argomentare più di tanto. E quindi Goody, in questo diagramma triangolare, abbatte la successione gerarchica e dice la parola, cioè la lingua parlata e la scrittura, stanno esattamente sullo stesso piano, sono due diverse, per quanto strettamente interagenti, manifestazioni del pensiero. Diderot, perché io appunto il sottotitolo del mio intervento è un approccio illuminista. Saltiamo un attimo Diderot, vi racconto ancora se avete pazienza. È venuta da me
mese fa una ragazza che si doveva, doveva fare una tesi alla Sapienza nel corso di laurea in disegno industriale. Era venuta un po' a chiacchierare e mi aveva raccontato questa storia. Lei è proprio quella che in gergo si dice una secchiona, figlia di insegnanti, è stata, diciamo, sin da nascita è stata coartata dai genitori ed è proprio una studiosa di quelle, e questo è un esempio di come lei tratta i libri. Lei quando deve studiare qualcosa si mette qui un mucchio, una pila di pennarelli, matite, penne eccetera e comincia a sottolineare, circoscrivere, fare frecce e tutto quanto. Questo mi scandalizza in modo particolare perché questo è un testo che ho scritto io e quindi vedere queste povere pagine così, per non parlare anche questo testo, questo libro completamente massacrato da questa cosa veramente compulsiva di questo pennarellismo. Allora lei, qualcuno le ha suggerito di mettersi a studiare il libro del già citato Luciano Perondi, che era quello il mio assistente al Politecnico di Milano e che ora insegna tipografia parametrica all'ISIA di Urbino, della quale è diventato direttore. Questo ancora lei, la sua pervicacia nel massacrare i libri. E lei mi ha raccontato che quando ha preso il libro di Perondi, Senze mie, scritture nello spazio, ha aperto questo libro, si è precostituita il suo mucchio di pennarelli, penne, matite, eccetera, eccetera. Stava lì con la mano che fremeva per prendere questi pennarelli e si è trovata che non c'aveva niente da fare, perché il testo era già presentato nel modo migliore, più efficiente per la assunzione delle informazioni, perché tutto il libro di Perondi è fatto così come vedete in queste due pagine, con già tutta una serie di disposizioni nello spazio, quindi non è un testo puramente sequenziale dove c'è letterina dopo letterina, riga dopo riga, pagina dopo pagina, ma tutta la materia è già organizzata in modo più efficiente rispetto a un'integrazione tra la vista e il pensiero. E queste sono alcune pagine della tesi che poi la ragazza ha fatto, molto bella, di geografia astronomica per studenti delle scuole medie inferiori. Tutta sinsemica, come appunto Perondi chiama questo tipo di procedura, di considerare la disposizione nello spazio essenziale nell'argomentazione di una conoscenza, di un pensiero. E questo è Luciano Perondi, direttore dell'ISIA di Urbino. Un applauso, per favore, per Luciano Perondi. E questa è la sua definizione nel libro Senze mie, scritture nello spazio. La sua definizione di senze mia. Senze mia è la disposizione deliberata e consapevole di elementi della scrittura nello spazio con lo scopo di comunicare attraverso l'articolazione spaziale e le altre variabili visive in modo ragionevolmente univoco e secondo regolarità. Ecco, questo è sostanzialmente il senso del mio intervento, vale a dire sia le due culture, in realtà tutte e due devono fare i conti con il pregiudizio, con il paradigma alfabetico, cioè bisogna che sia gli umanisti, sia gli scienziati, diciamo sempre tra virgolette, superino
la tremenda, terribile sequenzialità della scrittura usuale e imparino a costruire rappresentazioni del pensiero nello spazio bidimensionale e un domani tridimensionale. Questo è Charles Stross, un scrittore di fantascienza scozzese, del quale vi sta qui solo perché vi consiglio di leggere il suo Accelerando, un libro pubblicato dall'editore Armenia. E sempre di fantascienza possiamo praticamente concludere con Philip Dick, uno dei più grandi romanzieri della seconda metà del Novecento. Nel suo ultimo libro c'è questa cosa appunto immaginifica, tanto per la struttura complessiva della scrittura formava quindi un cosmo tridimensionale che poteva essere visto da ogni angolo e da ogni angolo poteva il suo contenuto poteva essere letto. E secondo la rotazione dell'asse di osservazione, differenti messaggi potevano essere estratti. E così la scrittura dava origine a un'infinità di pensiero che cambiava incessantemente. Diventava un terrificante una terrificante opera d'arte, bella all'occhio e incredibile nelle sue pulsazioni di colore. Diderot, bisognerebbe adesso mangiare, cioè adesso dovrei spiegare perché l'approccio illuminista, però a sto punto vi basti sapere che io considero che il mio approccio è un approccio che si rifà proprio all'illuminismo e a Diderot in particolare. Questa è l'introduzione ai principi di filosofia naturale di Diderot, un'opera scritta, pubblicata negli anni 60 del Settecento. E nell'introduzione dice così: ai giovani, giovani, prendi e leggi. Se puoi andare fino alla fine di quest'opera, tu forse sarai in grado di capirne una migliore. Siccome mi sono proposto più di allenarti che di istruirti, mi importa poco che tu adotti le mie idee o che tu le respinga, purché esse abbiano attirato tutta la tua attenzione. Qualcuno più abile di me ti insegnerà a conoscere le forze della natura. A me basterà di aver messo alla prova le tue. Addio, Aug.